Voglio qui esprimere la mia gratitudine, il mio apprezzamento per il forte impegno dell'Unione Europea, di tutti i suoi organismi a favore del multilateralismo e anche per il contributo importante e molto generoso che date per gli aiuti umanitari, la cooperazione per lo sviluppo e anche per quanto riguarda gli aspetti fondamentali relativi alla pace e alla sicurezza che sono al cuore dell'azione delle Nazioni Unite. You see the European Union involved around Libya. Per esempio, l'Unione Europea è coinvolta intorno alla questione della Libia, per il finanziamento della missione Amisom in Somalia e anche per quanto riguarda il sostegno finanziario, la formazione in Repubblica Centrafricana e Mali e ancora sostiene l'iniziativa del G5 Sahel dei vicini del Mali. Il contributo europeo oggi è una parte assolutamente essenziale di quanto è necessario per rendere efficace le Nazioni Unite. We decided to refer Italy to the European Court of Justice for its failure to rehabilitate or close down 44 landfills as required by the Landfill Directive. But as you know, there are other procedures ongoing on waste for which Italy is paying a fine already, which concern the waste management in Campania. And then there is another infringement procedure concerning a number of irregular landfills on the whole Italian territory. And then we have also a reasoned opinion on waste management plans concerning six regions. Procédons avec des procédures d'infraction quand un cas est mûr et quand nous avons assez d'éléments. Et ensuite, par rapport aux hypothèses, spéculations, est-ce que pourrait avoir d'autres États membres ou pas, bien entendu, je ne peux pas rentrer dedans. Donc, effectivement, nous avons invité tous les États membres à mener des investigations au niveau national pour déterminer s'il y a d'autres constructeurs automobiles qui utilisent des logiciels trompeurs ou des dispositifs d'invalidation. Chiedo anche ai Paesi membri di priorizzare la ricollocazione dei minorenni non accompagnati, soprattutto dalla Grecia e anche dall'Italia. Solo due minori non accompagnati sono stati ricollocati nei Paesi Bassi, provenienza dall'Italia, per la prima volta nell'ultimo periodo. Sarò chiarissimo. I Paesi membri che non hanno ricollocato nessun profugo dovrebbero cominciarlo a fare immediatamente. Se nessuna azione viene intrapresa prima della prossima relazione in giugno, la Commissione non esiterà a utilizzare i poteri conferiti dal trattato e aprire una procedura di infrazione. A livello bilaterale è firmato un accordo con il Niger e il 6 luglio ospiteremo a Roma i ministri degli esteri dei paesi di transito. Occorre rafforzare adesso il dialogo non bilaterale tra i singoli paesi, il Niger e gli altri paesi di transito, ma in quanto Europa e questo è il lavoro che stiamo facendo qui, cioè spingere sempre di più l'Unione ad andare avanti in una direzione che sia una direzione unitaria nel rapporto in quanto Europa e quindi non frazionata tra i singoli paesi. Ma comunque, aspettando l'Europa, noi ci siamo portati avanti col programma e siamo già lì ad aver firmato un accordo col Niger e a organizzare per luglio una riunione con i paesi di transito e alcuni paesi europei, alcuni paesi di transito dell'Africa.